Buongiorno sindaco! Tornati a Città Reale, questa volta con il nuovo presidente della Proloco. Pietro Pucci, piacere. Piacere nostro, siamo felicissimi di essere qua. Già da ieri sera volevamo venire, poi siamo stati impossibilitati, ma oggi finalmente insieme a tantissima gente. Quante presenze su per giù? Credo più di 500-600 persone al momento, ma si aspettano altre persone sono in fila. Diciamo che la manifestazione è riuscita benissimo. Siamo davvero contenti per il territorio e per la partecipazione di tutta la gente del territorio e anche non. Qual è la ricchezza di questo territorio? Beh, insomma, vediamo qua il panorama e basta soltanto quello per descrivere quello che insomma è questo posto. E le montagne, i fiumi, le sorgenti, il paese, insomma, tutto quello che c'è intorno, per quello che ha passato il paese col terremoto 8 anni fa, è un bel segnale di rinascita. E poi l'enogastronomia? Beh, qui insomma la braciola di pecora, la birra, il vino, ma tutto quanto, insomma tutto quello che è il mangiare del nostro territorio, la matriciana. Bellissimo, noi come di consueto dopo andremo ad assaggiare tutto e faremo assaporare ai nostri amici, ascoltatori e telespettatori da casa con gli occhi quello che noi assaggeremo. E è bello poter essere qui insieme a tutti quanti voi, però vorremmo invitare i nostri amici anche per le prossime manifestazioni. Ci ricordate tutti gli eventi? Sì, abbiamo un fitto programma estivo che si concluderà e che magari sintetizziamo con Festa Cavalli il 20, 21 e 22 settembre, che è la manifestazione più importante che abbiamo qui a Città Reale. E poi abbiamo dei giochi in piazza, tornei di calcio per tutto quanto agosto, una sagra degli gnocchi. Comunque è un calendario che potete trovare sulla pagina della Proloco di Città Reale. È bellissimo davvero, la cosa che ci fa più piacere è riscontrare in questi calendari eventi per i bimbi, per i più grandi, per chi ama la cucina, ma anche per chi ama tutta la natura e gli animali, quindi complimenti. Grazie, e ovviamente anche tutto quello che riguarda le tradizioni di questo paese, le gare di briscola, bocce, tutto quello che sono le memorie storiche dei paesi di montagna fondamentalmente. È vero, e invitiamo il nostro operatore ad entrare qui tra di noi e a vedere tutto quello che c'è qui dietro, quanta gente è venuta a trovarci in questo contesto naturalistico e meraviglioso. Grazie tante, davvero questa presenza che c'è qui è un segnale importante per il paese. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie. Siamo tornati a Città Reale, per noi è sempre una gran festa, perché qui davvero ci sentiamo a casa, siamo con il sindaco, nuovamente per noi è un piacere immenso, e eccolo per voi. Allora, grazie intanto della visita, grazie di esserci tornati a trovare, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Oggi siamo qui l'11 agosto per la Sagra della Braciola, la 63esima edizione di un evento, insomma, per noi molto importante, è la nostra tradizione, la sagra della braciola di pecora, quindi è un piatto antico a cui noi teniamo molto, in questo contesto pressoché incontaminato, come vedete qui alle mie spalle, accompagnati dalla musica dell'organetto, quindi anche questa musica tradizionale tipica,
e soprattutto per essere in questi giorni non fa neanche molto caldo, qui è molto ventilato rispetto insomma a tanti altri posti della nostra penisola. Abbiamo fatto un volo con il drone a 360 gradi per far vedere tutte le montagne dall'alto, è stato bellissimo. Devo dire che il venticello ha aiutato questo, diciamo, questo viaggio del drone. Tra un po' andremo ad assaporare un po' i prodotti tipici accompagnati da questi meravigliosi musicisti. Sì, è una musica straordinaria, tra l'altro appuntamenti ormai importanti a Città Reale che si ripetono. Ieri abbiamo fatto l'inaugurazione dell'area camper e dell'impianto sportivo, un impianto sportivo straordinario di ultima generazione con un campo di calcio a 11, un campo da padel, uno da bocce, uno da tennis e uno da calcetto addirittura coperto, quindi insomma un impianto veramente performante. E poi il 20, 21 e 22 settembre abbiamo la Festa Cavalli Città Reale, anche questo è un appuntamento ormai come dire diventata un'abitudine, insomma vengono tantissime persone da tutta Italia e noi siamo molto contenti perché per noi Città Reale è la città dello sport e del tempo libero e quando stanno bene i turisti che ci vengono a trovare noi siamo molto felici e quindi vi aspettiamo a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Siamo felicissimi quest'anno che riusciamo a venire anche alla Festa dei Cavalli, tutti gli anni lo diciamo non riusciamo, invece adesso finalmente sì. E che dire, il sindaco veramente ci fa sempre vedere tante belle cose e vi consigliamo di venire a Città Reale perché come ha detto appunto il nostro sindaco, questa è diciamo la cittadina dello sport, del benessere, della vacanza, perché no, e anche della salute. Grazie ancora e alla prossima. Grazie, grazie a voi, buona giornata a tutti e vi aspettiamo a Città Reale. Siamo con Giacomo che già lo scorso anno ci aveva illustrato un po' questo percorso enogastronomico della braciola di Città Reale. È una cosa classica che si fa da molti anni qui a Città Reale, si è una festa della montagna, una festa della gente, una festa della gente che viene in vacanza, una festa di tutti. È una cosa molto bella, pittoresca, che dura tanti anni. Allora, mentre noi parliamo, man mano il nostro operatore ci segue e fa vedere anche le braciole che sono qui sulla brace. Vediamo. Esatto, queste sono le griglie. Tutto in regola, fatto a regola d'arte, sono le griglie cotte con il carbone, le accendiamo con la legna e poi passiamo al carbone naturale, tutto naturale. E poi hanno la provenienza naturale le bistecche che vengono da allevamenti, da pascoli naturalissimi, senza nessun tipo di cosa chimica e niente, è tutto qua. Qui siamo in mezzo alla natura e soprattutto adesso sono in mezzo al fuoco e mi sta quasi ardendo. È un onore per noi. Pure per me è un onore bruciare qui con voi, è bellissimo, è condividere proprio quasi il dolore prima del piacere. Siamo lusingati, ecco, buona festa a tutti e grazie, grazie. Andiamo a presentare tutti quanti? Allora, signor Luca, che Gianni, che lui è uno dei veterani proprio, forse il più anziano. Quello, quasi fondatore. Il più anziano della cosa. L'ho intervisto. Qua. Fondatore, però se calcola saranno 50 anni che io vengo a cuocere le braciole in questa festa. Bellissimo! Da quando avevo 13-14 anni. E come mai? Che cos'è che l'ha spinta a tutto questo? E purtroppo l'attrazione del territorio. Per fortuna! Poi, no, certo, per fortuna, non purtroppo, perché... E poi è una festa locale che praticamente se uno abbandona finisce tutto quanto ormai. Non bisogna abbandonare perché le tradizioni dobbiamo portarle avanti. Assolutamente, assolutamente. E noi per questo che siamo qua, eh? Io finché ce la farò mi troverà sempre qui. Noi siamo un po' come voi, ci piace far sapere a coloro che ci seguono tutto quello che è la tradizione del nostro territorio. Io pure sono di Rieti, la provincia, diciamo, è ricca. Perciò la stessa provincia, non è... Certo. Le tradizioni sono quelle, quindi sono bisogna tramandarle e io invece andando in vacanza come tutti quanti nel periodo d'agosto vado alle sagre, alle feste, a queste cose tradizionali per poter far conoscere a milioni di spettatori che ci seguono da casa tutto quello che sono i sapori e le emozioni di questi territori. Io sono contento che c'è gente come lei che purtroppo ancora continua a mandare avanti queste tradizioni. Noi ci siamo, adesso infatti facciamo conoscere anche tutti questi ragazzi. Esatto. Che sono giovani giovani. Allora ecco, lei è il meno giovane di loro. Massimo. Massimo, io scherzo naturalmente, ma è per far sorridere i nostri amici. Tra tutti i vestiti di verde c'è uno vestito di azzurro. Fa la differenza perché... Lei che fa qui, beve? Aiuto moralmente, aiuto moralmente, diciamo, più che praticamente. Quindi non gira la brace, le cose, non fa il fuoco. Ma i signori? Noi sì, siamo... Che fate voi? Noi trasportiamo le braciole appena cotte sotto per la distribuzione. Invece te? Manovalanza, blue collar. Tutto fare, io direi. Ricordiamo i nomi? Andrea. Marco. E te già abbiamo detto prima e andiamo avanti. Salute con un bel bicchiere di birra fredda.
qui insieme al signore che abbiamo già presentato. Passiamo dietro e ce ne sono altri due. Eccoli qua. Anzi, passo avanti. Come si chiamano questi ragazzi? Io sempre Luca, quindi. Sempre Luca, quello di prima. Andrea. Andrea, e voi che fare? Girate la carne? Sì. La ma l'assaggiate pure? No, io so. Lui assaggia. Io sto alla distribuzione, però da stamattina che non ho mangiato nulla, sono venuto ad assaggiare la braciola pure io. A noi ci fa piacere vedere mentre questa braciola viene assaggiata. Facciamolo vedere. Il controllo qualità. Com'è? È il controllo qualità questo. E bisogna ogni tanto uno deve salire su e fare un test. Com'è? Passato. Bella grassa. Grassa, croccante e saporita. Il top. Io lo dico con le parole, lui me l'ha detto con la sua espressione facciale. Andiamo avanti, in mezzo a questo fumo e calore, mi rigiro un pochetto e vediamo chi c'è di qua. Allora, eccolo, un altro col cappellino, come ti chiami? Silvestro, come il gatto? È un po' fa caldo, però le stiamo cuocendo abbastanza bene. Ah, c'è chi sta in spiaggia ad arrossirsi in questo periodo. Noi ci stiamo a bruciare qua. C'è anche chi va al solarium per abbronzarsi. Perfetto. E noi? Noi ci abbronziamo col sole e col fumo. E col carbone direi pure. Vediamo quest'altra bellissima preparazione di carne. Andiamo con questo bellissimo appunto, come si chiama qua? Questa preparazione, questa grigliata. Una grigliata di vini. Io sono il vice sindaco del comune. Il vice sindaco? Come purtroppo? Qua dite sempre purtroppo, invece per fortuna. Guardate quanto è allegro, eh? Ce lo facciamo un bicchiere di vino? Facciamo un brindisi a tutti quanti? Come no? Lo facciamo per tutti. Per ah, qua con la birra? Tutta Città Reale, adesso c'è la birra. Dopo alla salute allora. Alla salute a tutti. Quindi il vice sindaco vi saluta insieme a tutti loro. Ricordiamo i nomi? Lui è il consigliere, io sono Emilio Marconi. E io sono Silvestro Tartaglia, consigliere. Consigliere. E consigliamo bene, guarda. Noi siamo quelli che siamo più in prima linea, io e lui. E vi vedo. In tutte, ma mica solo qua. Mi tolgo gli occhiali per vedere meglio la carne, ma guardate, proprio un bel colore. L'hanno fatto assaggiare, sì. Ancora no, noi di solito prima parliamo e poi assaggiamo. No. Prima dovete mangiare, poi. Noi quando finiamo qua di respirare questo fumo e di intervistare voi, dopo assaggiamo un po' di carne, ma lo facciamo in diretta. Un po' meglio. Come volete. Ve ne lasciamo quelle meglio. Grazie, noi siamo qua tra un pochino così almeno assaporiamo. Ci pensiamo noi, eh. E voi, mi raccomando, continuate a seguirci perché dovete vedere mentre mangiamo questa carne, mentre assaporiamo tutto questo. Il vice sindaco, dovete dire. E ce l'ha colta il vice sindaco e il consigliere. Vedete quel ragazzo sta facendo che cosa? Lui ferma la fiamma, se no altrimenti brucierebbero le braciole. Quindi con l'acqua? L'acqua ferma la fiamma e le braciole continuano a cuocere, se no brucierebbero. Bene, noi andiamo avanti e troviamo chi? Trovate Clemente Aloisi, che è l'idraulico del comune di Città Reale. Ah, l'idraulico del comune di Città Reale, stiamo arrivando, eh? Infatti l'idraulico, vedi, sta con l'acqua. Adelio, che è il saggio del comune di Città Reale. Il saggio? Sì, il saggio. Come le tribù indiane d'America, era il saggio. Uguale. Lo sciamano. Uguale, la stessa cosa. E ci consiglia quale carne mangiare. Sì, come va no. Va bene, allora andiamo qui dietro, vediamo chi altro non abbiamo intervistato. Venga lì con la scorta di acqua da mettere sul brace. Lei si chiama? Albino! Eccoli là, i nostri amici. Io sto con gli occhi chiusi perché c'ho talmente tanto fumo. Mi rimetto gli occhiali perché se ecco, adesso è un po' meglio. E lagrimiamo insieme, anche queste sono emozioni. Sì. Ogni tanto ce l'ho. Come mai state qua? Che cosa vi spinge? Ma è passione. Passione. Complimenti. Grazie. Grazie veramente a voi, non a me, perché è grazie a voi se possiamo assaporare tutto questo in mezzo alle montagne. Infatti, se non si fa qualcosa del genere non c'è sta niente. È vero. Chi ci manca qui da intervistare? Abbiamo eccolo, ce ne sta uno che porta la carne. Come si chiama lei? Riccardo, un bellissimo ragazzo, io pensavo un modello, un attore, e invece è il bracionaro. Esatto, il portantino. Quello che porta il bracionaro. Il nostro operatore può venire a vedere proprio tutte queste braciole insieme, guardate, proprio succulenti, croccanti e con un colore meraviglioso e anche con un buon sapore, spero. Esatto, ovvio. Adesso andremo a assaggiarle, mi raccomando, andiamo piano piano, di qua, in mezzo ai fumi, lui l'abbiamo già intervistato, anche il signor Albino. Eccoci, siamo con l'idraulico, dove sta l'idraulico del comune? Idraulico del comune. Buongiorno a tutti, che vi dico? E prima già abbiamo visto là in mezzo, adesso ritorniamo ad intervistare per vedere qua la carne quella un po' più cruda, diciamo, no?
Certo. Voi siete la parte quella iniziale. No, tutto uguale. Tutti uguali. Iniziamo tutti quanti a metterla e poi quando più o meno chi si cuoce prima, chi dopo, la portiamo giù alla distribuzione. Ma c'è chi mangia quella un pochino più cotta e quella un po' più cruda o è tutta uguale? La sagra non devi stare guardando. Alla sagra si dice a chi tocca non si ingrugna, quindi venite, mangiate e... Mangiate, sbrigate e andate, che è meglio. Bravissimi, comunque è veramente bello quello che fate, complimenti ancora. Qui chi abbiamo qui davanti? Adelio, un altro cuoco, diciamo, noi ci improvvisiamo cuochi. Per una giornata siamo disponibili tutti quanti per dare il meglio, per dare il meglio, sì. Bravi, andiamo qua ad Adelio. Adelio, ti vedo una bottiglia d'acqua. Innaffio fuoco. Facci vedere come innaffi. Il nostro operatore, venga, venga. Facciamo vedere come Adelio annaffia. Eccolo, annaffia là, annaffia. Annaffia perché sennò la fiamma va a bruciare la carne. Bravo. Salvo il salvabile, come si dice. È il tuo compito. Comunque, complimenti anche a te. Adesso andiamo ad assaggiare questa carne. E l'idea mia è volevo fare improvvisare un'ottava sulla braciola, però facciamola. Però poi se non la ritrasmettete, noi la trasmettiamo. La trasmettete? Sì, 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 sì. Sentiamo quest'ottava in mezzo alla carne, in mezzo al fumo, in mezzo alle montagne. Primo ringraziamento a chi li assente e poi man mano giù a venire. Quindi un grazie alla che mio clemente, che pure lui ce l'avrà che dire. Io quasi sempre qui sono presente, c'è chi di cucinare c'ha più l'ardire, però al fine con tante emozioni un grazie a tutta l'amministrazione. Grazie anche a te, bravo, bravo, bravo. Ecco, sono pronte, vediamo un po' qui in questo bellissimo, ecco, contenitore pieno di carne. Vedete? Il nostro operatore può entrare all'interno del contenitore. Bravo, bravo e bravi tutti voi. Adesso andiamo a assaggiare. Pedito la giornalista. Ah, grazie. Ma questa è buonissima, ci avevano promesso i nostri amici della Proloco che avremmo assaggiato i prodotti tipici di questa terra. E questa è la braciola di pecora. La braciola di pecora di Citterale, prodotto naturalissimo, naturale al 100%, è venuto dai nostri pascoli e è offerto con tutto il cuore. Offerto con il cuore, è gigante, cioè io non riesco a prendere il panino in mano. Adesso lo assaggiamo, eh. Quando uno la mangia poi diventa piccola perché è talmente buona. È buonissima, veramente, complimenti. Si sente il sapore di queste terre, ma soprattutto l'amore che ci mettete. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie, onorati con noi. Onorati. Mi tolgo gli occhiali perché siamo all'interno, quindi non ci serve ripararci dal sole. Marusca, so che qui create delle cose buonissime. Oggi la pasta era suprema, fenomenale, tant'è vero che è finito tutto. Chi ha cucinato qui? Sergio e Mauro, i nostri cuochi secolari. Il sugo di pecora. Sugo di pecora, sugo di pecora. Invitiamo l'operatore a venire qua e a vedere proprio dentro. Il pomodoro e basilico. Allora, qui ci abbiamo, ecco, il nostro. Questo è uno sgommarello gigante. Sì, una porzione. Una porzione. Ecco, e il nostro operatore può venire a riprendere questa cosa meravigliosa. Questa è la ricchezza delle nostre terre. È così, questa è la ricchezza delle nostre terre. Un sapore incredibile e antico proprio. Infatti riscopriamo gli antichi sapori. Va bene. E io per riscoprire questi antichi sapori mi sono impatacata tutta, ho mangiato. Queste sono le patacche. Queste sono le patacche della gioia. Le patacche della gioia, quindi mi sono mangiato la pecora, ho assaggiato tutto, questo, quell'altro. Siete tutto, bravissimi. Abbiamo pure mangiato con le mani le braciole, quindi ci siamo pure scottati, ma è quello il bello perché poi fa così. Infatti quelle erano scottadito. 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 Bene, noi invitiamo tutti voi ad assaporare questi prodotti tipici e soprattutto a conoscere queste belle persone. Benissimo. Che sono simpatiche. E noi vi invitiamo e vi aspettiamo. A Città Reale? A Città Reale? A Città Reale. Sempre qui. Miei amici, dalle braciole siamo scesi giù dove c'è la distribuzione e devo dire che abbiamo pure gradito qui un po' di patacche perché ho mangiato tutti i tipi di carne. Buonissimo, siamo stati veramente bene, complimenti. Beh, noi l'impegno, diciamo, ce l'abbiamo messo, ormai sono un po' di anni che stiamo cercando di risollevarci dopo la catastrofe del 2016, quindi siamo un bel gruppo di giovani e meno giovani, quindi i giovani ci stanno seguendo comunque in questo bel percorso.
E niente, la gente è venuta, è sembrata contenta, una bella giornata, quindi tantissima siamo gente. Goduti questa bella giornata. Sì, complimenti, sì, ancora, grazie. Lei bellissima qui, sta veramente in pace in mezzo a tutta questa bella gente. Bella gente, bel posto, bel panorama, tutto molto molto bello e sano soprattutto, per cui ci fa piacere raccoglierci in queste giornate, in questi momenti, giovani e meno giovani, come ha detto Barbara. Grazie ancora. Grazie. Adesso andiamo di qua che vedo tanta bella gente che sta in movimento, eccone uno, un altro sta qui, l'anno scorso ha fatto un'intervista con noi, ma anche quest'anno. Guarda, è troppo sudato. Qui possiamo intervistare questo ragazzo? No, la signora, salutiamo, andiamo avanti. Dopo vanno a prendere la pasta. Dopo aver intervistato tutti i signori al di sopra di noi che stanno facendo la carne, andiamo ad intervistare anche coloro che sono al piano di sotto. Che fate qui? Cerchiamo di stare insieme, cerchiamo di far rinascere il territorio, cerchiamo di fare comunità. Sembra che riesce perché sono più di 60 anni che facciamo questa manifestazione. Non è facile perché ad agosto, come sentite, fa caldo, però ci proviamo. Bene, bene. E ho visto tante belle cose veramente stare preparando. Chi fa la pasta, chi fa la carne, chi prepara le patatine. E che altro c'è? Abbiamo due tipi di pasta, le patatine, le salsicce, le braciole. La pasta com'è? La pasta c'è col ragù di pecora o pomodoro e basilico. Ah, quindi per i vegetariani e per coloro che mangiano tutto. Che mangiano tutto, certamente. Cerchiamo di accontentare tutti, con formaggio, senza formaggio. Cerchiamo di avere, anche se siamo una semplice sagra paesana, cerchiamo di dar seguito alle tendenze del momento, insomma, ciò. Chi è vegetariano, chi no, chi mangia formaggio, chi no. Poi vino novello, birra e soprattutto cocomero. E soprattutto cocomero che, come può vedere, va via molto, con molta velocità. Ce n'era uno pieno qua dentro. Quanti ne avete comprati? Era pieno. Ora mi dice quanti, non lo ricordo. Questa è una centinaia di cocomeri, eh. Era pieno, era pieno. Ringraziamo il Dio, è andato via. Ringraziamo Dio, la gente viene, siamo bene, la festa riesce sempre ogni anno meglio. Va bene. Stiamo cercando di portare avanti qualcosa di tradizione. Noi anche abbiamo gradito, infatti, tutti i frittellini, patacchine. Qui avete visto sopra, insomma, i ragazzi che si danno da fare davanti ai braceri, che credete non è facile stare là, non è facile neanche stare qua sotto davanti ai fornelli, però pure sopra, insomma. Siamo entrati nel vivo della festa, in mezzo al calore più estremo, con il drone siamo entrati tra i fumi della brace. Noi vi ringraziamo sempre se ci date un po' di visibilità, che certo, fa bene al territorio, fa bene a tutti, non solo a noi, fa bene proprio a tutti. Veniteci a trovare. Grazie. Siamo qui a Città Reale. Grazie, grazie. Siamo con un'altra signora della Proloco e lei adesso ci illustrerà un altro progetto, un pranzo sociale? Sì, abbiamo organizzato un pranzo per domenica 18 per agosto. Agosto per la raccolta fondi, perché nel 2025, collaborazione del comune, di varie associazioni, vorremmo accogliere qui piccoli ambasciatori di pace, ossia dei bambini del Sahrawi, un popolo confinato nel deserto algerino, e li ospiteremmo per fargli fare una vacanza qui da noi. Bellissimo, guarda, complimenti. Grazie, speriamo che partecipano in tanti. Va bene, noi cercheremo di divulgare il più possibile. Grazie mille. Ciao. Nel consigliere Corraretti a Città Reale. Di solito noi intervistiamo il sindaco, ma oggi non solo il sindaco, non solo il presidente della Proloco, ma anche un consigliere giovane che naturalmente ama questo territorio. Sì, noi siamo giunti ormai alla 63esima edizione della Sagra della Braciola qui a Città Reale. Quest'anno abbiamo fatto il record di presenze come spettatori e visitatori, arricchita anche dal una suggestiva escursione con il Festival dei Borghi Rurali della Laga e dei Monti Readini. Cioè, bellissimo tutto questo. C'è comunque qui il cuore verde del Lazio. Siamo all'interno di una riserva importante e qui assaporiamo dei prodotti tipici. Ogni anno veniamo e ci teniamo particolarmente ad essere presenti per testimoniare a tutti i nostri amici, ascoltatori e telespettatori che da casa ci seguono quello che qui avviene ogni anno. Sappiamo che la Proloco si dà da fare. Sì, la Proloco si dà da fare. La Proloco anche quest'anno ha fatto un grande successo per questa ennesima riuscita di questa sagra, che è una tra le più antiche della provincia di Rieti,
il menù ormai consolidato e apprezzato da tutti quanti i nostri visitatori. Ecco, questo è vero. E la cosa più bella è che comunque i ragazzi, i signori, la Proloco fanno tutto gratuitamente perché loro ci tengono, lo fanno proprio con passione. Sì, l'unico obiettivo è la riuscita della sagra e i volontari si impegnano tutta la settimana fino alla domenica sera per la riuscita della stessa sagra. Quindi questo successo è il ripaga di tutti gli sforzi fatti finora. Bene, allora noi sicuramente vi invitiamo per il prossimo anno per questa manifestazione, ma qui ce ne sono tantissime altre, tra cui quella dei cavalli. Sì, il 20, 21 e 22 settembre abbiamo la quarta edizione di Festa Cavalli Città Reale e poi vi aspettiamo ovviamente per la 64esima edizione della Sagra della Braciola la domenica antecedente al Ferragosto dell'anno prossimo. Bene, allora noi vi aspettiamo a Città Reale. Nel frattempo andiamo a intervistare il sindaco, il presidente della Proloco, vari esponenti della Proloco e soprattutto andiamo ad assaporare qualche prodotto tipico per farvi gustare con gli occhi quello che noi gusteremo invece in altro modo. A dopo! Saluto. Abbiamo iniziato con il presidente della Proloco e chiudiamo questa intervista meravigliosa con il presidente della Proloco. Beh, è stata una bella giornata, soddisfatti per il risultato, per la tanta gente che ha partecipato alla Sagra della Braciola. Adesso aspettiamo tutti quanti a Festa Cavalli il 20, 21 e 22 settembre, sempre a Città Reale, in località Ricci. Vi aspettiamo a non mancare perché ci saranno le cose bellissime. Ciao! Ciao!